Parla loro. Ah, in maniera ufficiale. Ringraziamo il presidente oggi di essere venuto qui a Itri in questo momento per noi importante, l'inaugurazione di questa area fitness, playground fitness, realizzata grazie a un contributo della regione che ci consente di valorizzare ancora di più il nostro vivaio, che è un vivaio che è stato il centro motore, ci piace sempre ricordarlo, del progetto Ossigeno, perché da qui sono partite le prime piante di un progetto che è decisamente più ampio e che vede la piantumazione di 6 milioni di alberi nel Lazio, però da qui sono partite le prime 3.000 piante che ci hanno consentito qualche anno fa di fare quella splendida manifestazione contemporanea in tutto il Lazio. Oggi valorizziamo ancora il nostro vivaio con questo finanziamento e ci piace pensare al fatto che questa idea, l'idea delle aree playground, delle aree fitness, nasce nel momento più buio della pandemia, durante il primo lockdown, e come risposta proprio a quel momento di chiusura, la necessità di praticare lo sport all'aperto. Quindi questa è stata una prima risposta e questa è una opera pubblica realizzata all'interno del vivaio del parco, ma è un'opera pubblica che il parco dona idealmente ai cittadini, alla città di Itri, perché l'accesso sarà un accesso libero, indipendente dal vivaio, quindi tutti gli itrani che vorranno venire a praticare sport libero all'aria aperta potranno farlo all'interno del vivaio del Parco dei Monti Aulici. Presidente, prima di tutto grazie della sua presenza, della sempre celere e fattiva collaborazione dell'ente regione sul territorio. Qui a Itri abbiamo questa eccellenza con una sinergia principalmente del parco insieme al comune. Sono stati molto bravi sia il direttore che il presidente del parco a avere finanziamenti ma a realizzarli, cosa più importante. Questo è un dono che effettivamente il parco dà a tutta la cittadinanza e da parte mia c'è un ringraziamento caloroso, anche perché in questo modo ci mettiamo ancora di più in rapporto parco-territorio, che è la cosa più importante. Grazie comunque a tutti. Allora grazie al sindaco, al parco, a tutti i protagonisti di questa avventura che ha una valenza veramente importante. Alcuni giorni fa, casualmente, forse veramente casualmente, alla luce del fatto che nel mondo il tema dei cambiamenti climatici sta diventando il problema di sopravvivenza dell'umanità, molti esperti, anche delle Nazioni Unite, hanno tirato fuori questa proposta: bisogna piantare 1 miliardo di alberi nel mondo. La Regione Lazio, circa 3 anni fa, lanciò il progetto Ossigeno con l'obiettivo di piantare nella nostra regione 6 milioni di alberi, uno per ogni cittadino. E questa proposta fu presa all'inizio quasi con scetticismo: che c'entrano gli alberi, ci sono problemi più seri. Invece siamo stati lungimiranti. Il tema della sopravvivenza della nostra vita, quella dei nostri figli e dei nostri nipoti, è messa in discussione. Ce lo mettiamo in testa oppure finisce male. E incide già oggi sulla qualità della vita e la sopravvivenza della nostra economia. Se chiudete gli occhi e pensate non a 10 anni fa, ma 5 mesi fa, ad agosto, quello che è successo a Catania, o le notizie di tifoni nel Mediterraneo, le piogge torrenziali che devastano all'improvviso i comuni, non sono figli del caso, ma sono tutti segnali che qualcosa di grave non va. Bisogna avere paura? No, bisogna reagire, come col Covid. Il Covid è stato uno tsunami che ha stravolto le nostre vite, ha ucciso esseri umani. Da 2 anni combattiamo e ne stiamo uscendo, grazie alla scienza,
grazie ai comportamenti. Dobbiamo essere orgogliosi che siamo una delle regioni che ha il più alto tasso di vaccinazione d'Europa. Purtroppo le terapie intensive e gli ospedali sono intasati dai Novax, da coloro che non si vaccinano e mettono in crisi la sanità di tutti, ma di fronte all'enormità del problema del Covid abbiamo trovato la soluzione e ne usciremo e ne stiamo uscendo. Già il numero dei morti e il numero dei ricoveri lo dice, sarà lunga ma ce la facciamo. Così è con i cambiamenti climatici. Da questo luogo sono partiti migliaia di alberi che stiamo piantando in tutta la regione e continueremo così grazie a una straordinaria collaborazione dal parco, ai lavoratori che qui con passione e amore usano questo lembo di terra per il benessere di tutti, e quindi questa parte del parco qui a Itri sta aiutando la regione Lazio a, io credo, questo è il nostro obiettivo, avere il progetto di rimboschimento più importante di tutta Europa, perché se ce la faremo a piantare 6 milioni di alberi, il Lazio avrà raggiunto uno di quegli obiettivi che nessun'altra regione d'Europa si è dato in maniera così importante prima delle indicazioni a livello internazionale. E accanto a questo, complimenti per questa collaborazione e disponibilità, questo playground, questo campo sportivo. Qui è un'altra buona politica che abbiamo messo in campo come regione, valorizzando il territorio. Il Covid ci ha fatto scoprire quanto è bello stare all'aria aperta, ritornare a un rapporto più stretto con la natura, e stiamo costruendo in tutto il Lazio centinaia di luoghi come questo, che sono utili qui per ammirare la bellezza, ma in tanti quartieri delle città per togliere delle piazze, degli angoli, togliere al degrado, alla solitudine e allo sconforto, per riappropriarci di quello che è nostro, cioè la natura e il benessere. Quindi grazie a questa sinergia oggi si migliora la qualità della vita in un luogo così importante di questa parte di territorio. Un'ultima cosa che io voglio dire, perché uso spesso la parola collaborazione, ora andremo a inaugurare un ostello della gioventù qua vicino, va detto quando vinciamo alcune battaglie. Noi possiamo fare tutto questo perché dopo tanti anni abbiamo i conti e i bilanci in ordine. Alcuni anni fa bruciavamo tutti i primi gennaio circa 800 milioni di euro di disavanzo sanitario che andavano alle banche, andavano al debito. Oggi la sanità è in attivo, anche in provincia di Latina abbiamo presentato, qui faremo addirittura 2 ospedali, decine di case di comunità, stiamo assumendo molte persone, ma io ci tengo a dirlo, tutto quello che stiamo facendo non produce debiti per i nostri figli, è tutto con i bilanci in ordine, anzi la sanità non solo non ha più debiti ma ha un attivo di bilancio, e non dovendo più pagare il disavanzo e avendo da anni i bilanci in equilibrio possiamo investirli per cose come questo, o per investimenti o per risorse che ritornano alle persone, non è che ce l'ha regalati nessuno, sono i soldi delle tasse che prima andavano bruciati nella cattiva gestione, a volte nell'illegalità, a volte nel debito, ora ritornano piano piano sotto forma di servizi. Quindi grazie a tutta la comunità, perché anche le risorse, abbiamo imparato dalla storia del Lazio, vanno spese bene. Non buttate, non sprecate, ma vanno spese per offrire servizi. Questo è un piccolo grande esempio. Ce ne sono altre, e quindi una piccola grande vittoria di questo territorio. Presidente, grazie veramente a tutti. Presidente, a proposito di qualità della vita e ambiente, ieri a Frosinone...